troia. Io contavo su Dio, sai, Anubi! Speravo. Dio cane. Porco Dio, e invece niente, gli altri non sono. Ubi, fai l'annuncio. Ok, people. Sta per iniziare l'ultimo talk di questo ESC. Siamo rammaricati, piangiamo. Molti di voi sono tristi. Altri come me pensano che finalmente domani sarà finita e quindi non ci sarà più da lavorare. Nexus è la cavia. Social Engineering for Fun and Profit. Ah, quanto cazzato è l'accento. Allora, volevo dire, ringraziamo. Allora, sì, dopo Musica Antani, tutto dopo. Allora, il talk è tratto da Frac numero 97. Quindi roba dannata. Roba d'autore. E Nexus sarà la cavia. E buon lavoro. Dai, ho il microfonino. Ma venite ad ascoltarlo. Sono qui che ti stiamo aspettando. Ragazzi, ma che cazzo non funziona? Ragazzi, è su on, ma non fa un cazzo. Fa? Ah, ok. Allora ragazzi, tutti ad ascoltare questo talk dopo Musica Antani a manetta. Ok, dai, tutti qua. Prego. Chi non viene a questo talk è uno stronzo. Chi non viene a questo talk è uno stronzo. È uno stronzo chi si perde questo talk. Mala, è tutta colpa tua. È uno stronzo chi non viene a questo talk. Venite tutti a questo talk. Oh, avete rotto il cazzo con festeggiare Mala questa notte. Venite a questo talk che è interessante ed è l'ultimo. Questo talk è dopo il compleanno del Mala 2.0. Prego. Ok. No, il microfonino super. Advance 2.0. Ok, dunque, benvenuti a questo talk di forza spontanea volontà, in quanto sicuramente siamo qui, non siamo stronzi. Più che altro il coraggio di stare 2:30 ancora qui. Allora, parleremo sostanzialmente di social engineering in generale, non come una questione introduttiva, in particolare dal punto di vista della comunicazione. Per cui sono strumenti semplici, efficaci, eccetera, che possiamo usare in qualsiasi contesto per ottenere una pizza, come fanno in molti, o per lavoro. Tutto si basa, diciamo, su una citazione di base presa da Frack, che sostanzialmente che paragona un po' la nostra mente a un computer come tale, a un hardware, a un software, e qui andiamo anche proprio sulla psicologia, che ci sono svariate scuole che spiegano questa cosa, e comunque sia su un discorso che possiamo programmarlo, possiamo forzarlo e possiamo farci tanti bei giochi interessanti. Per cui, questa è anche un po' l'introduzione, partiamo innanzitutto con quella che è la definizione di social engineering. Questa è la prima pagina dell'arte dell'inganno di Mitnick, dice: ingegneria sociale significa l'uso del proprio ascendente, delle capacità di persuasione, per ingannare gli altri, convincendoli che sostanzialmente siamo qualcun altro, o comunque per manovrare le persone. È una definizione piuttosto pesante, per cui ce n'è una leggermente più soft presa da Wikipedia, cioè che si intende lo studio del comportamento individuale di una persona al fine di capire informazioni. È lo stesso principio, però detto in una maniera un po' diversa. Sostanzialmente dunque ci servono gli strumenti appunto per trovare le informazioni. Da una parte abbiamo Nmap, abbiamo Netcat, tanti altri strumenti, e in questo caso noi possiamo usare uno strumento particolare che appunto ha un nome fighissimo, che è appunto programmazione neurolinguistica. Qualcuno forse l'ha già sentita, qualcuno la odia, va benissimo. L'importante è che è un marchio registrato, se no è male. E sostanzialmente come si definisce? Che è appunto lo studio della struttura dell'esperienza soggettiva, cioè di ogni singola persona,
e di cosa può essere dedotto, asserito, eccetera, rispetto a quello che dice e quello che fa, prendendo dal presupposto che ogni comportamento ha una sua struttura. Cioè, se noi facciamo qualche cosa, se noi diciamo qualche cosa con delle determinate parole, frasi, pause, contropause, espressioni particolari o movimenti, come quelli che sto facendo io gesticolando per tenermi sveglio, sostanzialmente questa è la PNL. Ovviamente si tratta, come Mitnick ripete molto nell'arte anche dell'inganno, di acquisire fiducia nella persona che ovviamente poi va eventualmente manipolato, comunque da cui vogliamo effettivamente ottenere qualche cosa. Quello che nella PNL si intende come stabilire un buon rapport, cioè il rapport è un ponte di comunicazione, per usare una definizione un po' diciamo metaforica, ma non per questo meno diciamo efficace, sostanzialmente per dire ci mettiamo di fronte a una persona, se abbiamo un buon rapporto con questa persona, a pelle si potrebbe dire, o comunque scambiandoci anche poche parole, di modo che questa persona è più predisposta a fidarsi di noi, cosa molto importante per l'ingegnere sociale. Sostanzialmente dei diciamo social engineer in generale possono essere questa categoria di persone molto 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 varia, presa appunto da uno dei libri diciamo che sono tra i fondamenti diciamo dell'ingegneria sociale. Diapositiva su cui poi torneremo dopo per fare le debite riflessioni. E dunque troviamo tanti tipi di ingegneri in questo senso, dagli hacker, penetration tester, spie, la identità, eccetera, fino ad arrivare a psicologi e avvocati, categorie non meno pericolose di quelle sopra. A questo punto ovviamente non so se qualcuno ha sentito mai parlare di PNL prima, è considerata spesso una cosa veramente malicious, cioè male, perché serve per convincere le persone a fare cose del male, qualcuno lo usa per far credere agli alieni. Matrix sta nella casetta, ma se lo chiedete è rimasto sconvolto quando ha visto uno che usava la PNL per dire no, ma gli alieni esistono, ho fatto beh complimenti. Per cui diciamo ci sono strumenti effettivamente che possono essere usati nel bene e nel male come esattamente vogliamo, per me sono principalmente strumenti, per cui se il nostro serial guy ha qualcosa da ridire, una buona risposta secondo me è questa di un tipo si chiama Darren Brown, un noto personaggio anche su YouTube che riesce a far fare alle persone cose veramente incredibili. E lui dice sostanzialmente che esistono alcuni strumenti sufficientemente semplici, perché andiamo su cose facili, non cose eccessivamente complesse, e alcune tecniche che vale la pena conoscere. Per cui tra poco vedremo alcune tecniche abbastanza semplici. Un piccolo presupposto, come funziona la mente umana, secondo la PNL ovviamente. Poi, tuttora la psicologia, la nostra mente è uno studio che non è ancora arrivato a un termine o conclusione, ma ogni volta viene fuori qualcosa di nuovo. Sostanzialmente come funziona? Noi riceviamo stimoli esterni. Voi adesso state ricevendo il mio stimolo, diciamo, vocale, comunque uno stimolo auditivo, e state sentendo la mia voce, state anche guardando qui, per cui uno stimolo facciamo conto visivo. C'è qualcuno che è seduto, più o meno tutti ricevete lo stimolo del vostro di dietro che sta appoggiato su qualcosa. È uno stimolo tattile di cui adesso state prendendo coscienza, e anche questo è uno stimolo esterno. Dunque abbiamo detto che ci sono stimoli visivi, dunque il senso della vista, che si usa la V per, non è V per vendetta, ma è V di visivo. Abbiamo poi, come detto, il sistema auditivo, cioè le parole che noi sentiamo, suoni, rumori, eccetera. Ci sono anche poi rumori interni, ma quelli possiamo fare un discorso a parte. Poi abbiamo, diciamo, quello che è il K, che sta per cinestetico, preso dalla parola inglese, K è anche carina come lettera da scrivere gigante su una diapositiva, cioè tutto quello che è il tatto. Abbiamo poi ovviamente anche l'olfatto, come uno dei nostri sensi, che è ottimo in particolare per la grigliata di questa sera. E abbiamo poi, diciamo, l'ultimo, che è quello, il gusto, cioè tutto quello che è, diciamo, il canale, tra virgolette, gustativo. Qualcuno ha notato che la O e la G sono in minuscolo, perché un po' per semplificare, un po' perché da alcuni studi sembra che effettivamente olfatto e gusto spesso si tendono a raggruppare tra le cose cinestetiche, per quello sono più piccole, sono comunque importanti, in particolare per l'olfatto si dice che ci siano
delle cose lasciate del nostro DNA per questioni genetiche, per cui noi siamo molto dipendenti da cose tipo olfatto. Facciamo conto, una persona spesso ce la possiamo ricordare per il profumo particolare che aveva o che portava, e qualche volta magari si sente lo stesso profumo e uno si fa un viaggio tipo flash e si ricorda quella persona. Per cui, anche se in questo caso è minuscolo, comunque sia comunque molto importante. Detto questo, tutte queste cose che noi riceviamo, ne riceviamo veramente tante e non riusciamo a processarle tutte, cosa che vedremo perché non riusciamo a processarle e come si può sfruttare questa cosa con il buon Nexus che si offre per come Cadia. L'ho obbligato in realtà. Dunque, tutte queste informazioni vengono poi processate da quelli che si chiamano i filtri percettivi, cioè i filtri sulle percezioni, cioè delle cose, e vediamo adesso cosa sono, dei processi, diciamo, che vengono applicati a questi input che noi riceviamo, che sono quello di generalizzare un'esperienza in generale. Facciamo conto, una sedia, dato che noi adesso siamo abbastanza adulti, l'abbiamo generalizzata, cioè io vedo una sedia che magari è bianca con i braccioli a un conto, ne vedo una dall'ufficio che anche se ha le ruote, se è diversa, generalizzo, so che è una sedia appartenendo alla classe delle sedie, eccetera, eccetera, eccetera. Altro esempio di filtro è quello di distorsione. Un esempio abbastanza, diciamo, interessante è quando facciamo conto, vediamo qualche cosa, ce lo ricordiamo e magari sembra più grande o più piccolo. La nostra mente, quando noi andiamo a fare lo storage delle nostre informazioni, queste vengono appunto generalizzate, distorte o addirittura cancellate. Può succedere, facciamo conto, che noi qui abbiamo rivisto magari persone all'ESC dell'anno scorso che magari non ce le ricordavamo, sono state comunque cancellate. Può succedere con tante cose. È un po' come se noi andassimo a fare un salvataggio con Photoshop di un'immagine, oltre a perdere magari per la compressione del JPEG o altro, andiamo proprio a cancellare degli aspetti o delle cose. Stessa cosa, io ho fatto esempi, diciamo, di immagini, possono essere fatti con suoni o con altro tipo di sensazioni. Cosa succede? Questi filtri, adesso non andiamo nello specifico, che sarebbe da fare un altro bel discorso, influenzano quello che è il nostro stato, cioè come noi ci sentiamo. E come noi ci sentiamo dipende dalla nostra percezione. Facciamo conto, un momento in cui siamo particolarmente incazzati per qualche motivo, arriva una persona e ci dice una cosa, reagiamo in un certo modo e memorizziamo quelle informazioni in un modo particolare. In particolare, studi sull'apprendimento dicono che quando noi impariamo qualche cosa che ha una cosa che ci interessa e che dunque abbiamo uno stato anche, diciamo, predisposto ad acquisire quella cosa, l'acquisiamo meglio. Le scuole, quando tutti ci scocciamo, che siamo lì al banchetto, ci insegnano qualcosa. Oltretutto, diciamo, c'è anche tutto il comparto, diciamo, di quello che è la nostra psicologia, che sono altri schemi che adesso qui non andiamo a trattare, ma che comunque fanno parte di quello che succede dentro la nostra testa. Tutto questo, dopo che abbiamo comunque processate queste immagini, suoni o sensazioni o gusti o altre cose, vengono, diciamo, acquisite e conservate dentro la nostra testa, in qualche modo che tuttora non si capisce bene, però comunque vengono conservate. Da questo, come dicevamo, derivano i nostri comportamenti, cioè da quello che noi recepiamo, da come lo elaboriamo, dopodiché abbiamo alcune strategie per avere alcuni comportamenti. Anche il dire, ok, ho fame, voglio bere, o sete, voglio mangiare o bere qualche cosa. Facciamo un'elaborazione a seconda di quello che voglio mangiare in quel momento, quello che voglio bere, qual è la sensazione che voglio provare dopo, eccetera, e lì mi comporterò in modo differente. Sostanzialmente questo è lo schema. Un po' complicato, mette insieme tutta questa serie di cose che abbiamo detto. Cioè abbiamo stimoli esterni che entrano dentro la nostra testa attraverso i sensi e comunque il nostro sistema nervoso e compagnia, vengono filtrati dai filtri e qui c'è tutta un'elaborazione rispetto allo stato, alle rappresentazioni interne, la psicologia, e da qui vengono fuori i nostri comportamenti. Questo qui, sperando che sia abbastanza chiaro, oltre che in bianco e nero, ci serve come base per andare avanti in tutta questa questione. Tutto questo per accaparrarci la fiducia di qualcuno. Per cui, avendo capito come funziona più o meno la nostra mente, possiamo cominciare a raccogliere informazioni. Come abbiamo detto, ci sono dei sistemi rappresentazionali, che sarebbero il visivo, l'auditivo e il cinestetico, che sono praticamente le modalità
con cui noi effettivamente riceviamo informazioni dall'esterno. Perché il buon Mitnick ci dice infatti che raccogliere più informazioni possibili sul nostro bersaglio e poi vanno sfruttate. Per cui, come facciamo a raccogliere informazioni sul bersaglio? Uno di questi sistemi è quello di capire qual è, diciamo, il suo sistema, diciamo, o metodo che lui utilizza prevalentemente. C'è un discorso, facciamo conto, che spesso capita, e noi lo possiamo capire dai termini che vengono utilizzati, ora vediamo esattamente come, per capire cosa lui sta facendo dentro la sua testa. Per esempio, capire che tipo di informazioni sta processando. Se facciamo conto, una persona mentre parla utilizza cose, termini come vedere, chiaramente, immagine, colori, forme, osservare, eccetera, è molto probabile che in quel momento, dando priorità a quelli che sono i verbi, avverbi e cose varie, che lui stia usando una modalità visiva, o lei. Facciamo conto, se io vi dico, ieri ho visto proprio un bel tramonto, è ovvio che sto parlando in modalità visiva. Se invece, facciamo conto, dico una cosa del tipo, mi è sembrato di vedere proprio un bel tramonto colorato, qui sto andando su una specifica ulteriore, quello che la PNL chiama submodalità. Se abbiamo una modalità, facciamo conto, visiva, la submodalità è, praticamente, sono le proprietà di quell'immagine, che possono essere, diciamo, se quell'immagine ha colori, io dico, ho visto un tramonto con dei bei colori. Sono le qualità di questa immagine, le proprietà, mettiamole come se fossero, diciamo, un oggetto, come può essere in C++ o qualche altro linguaggio, che possono avere. Con l'immagine può essere a colori in bianco e nero, può essere più o meno scura, può essere più o meno satura come colore, appunto. Dove noi la localizziamo? Da un punto di vista statistico, quando uno si fa un'immagine di qualche cosa, spesso se la fa di fronte. Se adesso voi provate a immaginare un bel momento di questi ultimi giorni passati, o qui, o in generale, e cominciate a capire dove vi posizionate questa immagine, la troverete da qualche parte, probabilmente di fronte a voi. Potreste vedere, facciamo conto, se ha dei contorni o dei bordi, se è grande o piccola, se è a colori in bianco e nero, se è in movimento o se è ferma. Questa è una tecnica che si chiama estrazione delle submodalità, che è utile per capire cosa sta pensando la persona che ci sta di fronte. Stesso discorso vale per il sistema uditivo. Se uno dice, sì, ieri ho sentito Ugo, sto usando una modalità di accesso, facciamo conto, auditiva. Dunque, termini come udire, suono, frusciare, ascoltare, ci siamo sentiti, ci siamo visti. Sono due cose diverse, a parte che forse vengono di telefono, oppure ci siamo visti a piedi o qualche altra cosa. Però è una cosa abbastanza importante. Anche ovviamente l'uditivo ha le sue, diciamo, submodalità, che se non facciamo conto alla cadenza, il volume, che magari riuscite a sentire che io ho un volume particolare di voce in questo momento, una certa cadenza, un certo timbro. L'ubicazione, diciamo, della voce anche in questo caso parte un po' da me e un po' dalle casse che sono messe qui. Poi questo qui si può fare un discorso su un altro tipo di voce, che è quella che usiamo per parlare con noi stessi, che è molto importante e alquanto interessante. Ultimo, praticamente, vediamo che ci sono la modalità cinestetica, che dunque riguarda le sensazioni. Dunque facciamo conto, cose come sentire, freschezza, sfiorare, prendere, odorare, la freschezza, fragranza, eccetera, sono modalità cinestetiche. Su modalità, se non facciamo conto, un odore, uno può ricordarsi un certo tipo di odore, se è concentrato, se è più leggero o altro. L'essenza, la trama, la fragranza, l'umidità, il gusto, la temperatura. Molte, molte, molte cose. Questo qui, come può essere utile? Ora vedremo anche con i movimenti oculari. Facciamo conto, durante una presentazione, mentre stiamo facendo, anche qui in questo caso, io posso far vedere, facciamo conto, la lista, la quantità di vulnerabilità trovate sul sistema. Cosa che spesso mi tocca fare quando andiamo dai clienti. Ho notato che ci sono alcuni clienti che preferiscono un bel grafico colorato con le barre, chi anche a torta o altro, e dunque quella lì è una modalità di accesso principalmente visiva.
altri invece preferiscono che scrivo quantità di vulnerabilità con a fianco il livello. Ce n'è una più giusta o più sbagliata? No, semplicemente una persona preferisce una modalità o un'altra. Anche in questo caso c'è un po' di ingegneria sociale? Sì. In questo caso, diciamo, è usata per veicolare meglio alcune informazioni. Per cui è abbastanza neutro il suo utilizzo. Poi ovviamente ognuno ne fa l'utilizzo che vuole. Un'altra tecnica di identificazione di qual è questo canale è dei movimenti oculari. Su questo qui c'è una grande discussione se sono cose vere, false o altro. Ci sono stati studi scientifici che hanno provato a dimostrare questo, alcuni non ce l'hanno fatta, alcuni sostengono di sì. Ma si può notare come da alcuni movimenti, a seconda di noi muoviamo gli occhi mentre parliamo, facilitiamo o meno l'accesso a un determinato tipo di risorsa. Non capiamo VC che è per visive costruite e visive ricostruite. Questo schema si narra che alcune volte può essere invertito, in particolare per chi è mancino o altro. Se diciamo invece facciamo conto, guardiamo fisso, o comunque la persona con cui stiamo parlando guarda fisso di fronte a sé, un po' fuori fuoco, è possibile che stia guardando un'immagine di fronte a sé. Se invece ha movimenti laterali, allora probabilmente sta facendo un ragionamento auditivo, dunque sta ascoltando voci, sta ricordando quello che gli diceva sempre la madre. Classico discorso, ecco, ti avevo detto di fare i compiti o cose del genere. Dall'altro canto, se invece abbassa gli occhi, da una parte potrebbe essere che sta provando una sensazione, dall'altra invece che sta facendo un auditivo interno, cioè sostanzialmente si sta facendo un discorso tra sé e sé. La classica vocina che ti dice di fare le cose o di non farle. Capire queste modalità è molto importante, perché di solito quando noi andiamo a fare un discorso con una persona, se entriamo nella sua stessa modalità e ci adattiamo, che facciamo un piccolo passo avanti effettivamente verso quella persona statisticamente si trova meglio. E questo è il concetto di ricalco guida che adesso andiamo a parlare. Per cui effettivamente è molto importante capirlo. Un esempio abbastanza classico che si fa in questi casi, e qui andiamo su, diciamo, un'ingegneria sociale di coppia, facciamo conto. L'esempio classico è che arriva una ragazza, una signora che dice, che va a dire al suo compagno: ecco, tu non mi ascolti mai, tu non mi, e dunque non mi ami. Questo solito è un'equivalenza che viene fatta, però comunque sia, lui risponde: ma come non vedi che ti ho portato dei fiori? Adesso l'esempio è molto semplice, cioè, lui utilizza un accesso visivo, lei un accesso auditivo, e non si trovano, anche se magari tutte e due stanno cercando di far capire una cosa all'altro e provano la stessa cosa l'uno per l'altro. Queste cose, che sono discorsi semplici, riportate anche in condizioni in cui ci troviamo con una persona nuova perché dobbiamo riuscire a entrare dentro un palazzo e bisogna farci dare una password o qualsiasi altra cosa, come anche nei rapporti di tutti i giorni, è dannatamente importante. Il discorso è fare dei tentativi. Facendo una prova, uno sente quello che si prova. Facciamo conto quando una persona dice: vedi qui, vedi là, l'altro dice: no, ma non sento, e cose varie. Effettivamente si nota una bella differenza. Per cui, diciamo, una delle cose molto 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 buone che di solito vengono dette è di fare questo discorso di ricalco guida, cioè la persona mi parla con una certa modalità che io ho identificato tramite le parole e i movimenti oculari. Per cui magari io faccio un passo avanti, mi adatto un po' a quello che è il suo canale, e dopodiché, dopo che c'è uno scambio, diciamo, di questo ricalco, provo ad andare in guida, cioè provo a fare una cosa e vedo se quella persona mi segue. Ovviamente è una cosa che può essere fatta a più livelli e con stili differenti. Perché, come dice Mitnick, diciamo, fa parte della natura umana la fiducia nel prossimo, per cui per noi è molto importante sostanzialmente avere un rapporto efficace con questa persona, perché deve fidarsi di noi. Cioè, è vero che ci sono persone che darebbero la propria password anche in cambio di una tazzina di caffè, studio che ha fatto la McAfee e VeriSign qualche tempo fa. Però ovviamente dobbiamo ottenere informazioni, o comunque anche in situazioni non precisamente di lavoro, ma in amicizia anche, effettivamente può essere una cosa utile. Per cui individuare i canali, abbiamo visto prima come si fa, e poi eventualmente sintonizzarsi, tra virgolette, su questi canali, può essere una cosa molto 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 utile. Cioè, alla fine di una migliore comprensione reciproca, a prescindere da come poi noi usiamo
questa piccola fiducia che abbiamo guadagnato. Sostanzialmente noi possiamo fare questo ricalco lato verbale, cioè usare le stesse parole. Spesso si consiglia di dare peso a una stessa parola. Facciamo conto, se la persona usa sempre una stessa parola e vedo, 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 allora si userà qualcosa di vedere. Anche se questo qui diciamo un 7%, perché diciamo la nostra comunicazione dipende al 7% dalle parole che noi usiamo. Cioè una percentuale piuttosto bassa. Per questo qualche volta si usa anche diciamo un discorso di ricalco paraverbale, da cui corrisponde il 38% di quello che è il nostro messaggio. Il paraverbale che cos'è? Sono tutte quelle cose che sono il tono, la cadenza, il ritmo, tutta una serie di cose che sono a corredo della questione verbale ma che non sono esattamente parole. Poi abbiamo quello che è la più grossa percentuale, che è il non verbale. Il ricalco non verbale vuol dire assumere le stesse posizioni, la stessa postura, addirittura alcuni lo stesso respiro. Una cosa, stiamo parlando con qualcuno prima, dire come fare a dormire quando c'hai una persona vicino che russa. Prova a respirare allo stesso ritmo. Quello di là sta dormendo, per cui ha un ritmo sicuramente più lento, più cadenzato di una persona che sta cercando di addormentarsi. Si fa un mini ricalco, di solito ci si addormenta meglio. È strano, ma può funzionare. Ci sono anche poi forme diciamo avanzate di ricalco che vengono usate solamente diciamo da persone che effettivamente le sanno usare o comunque che stanno imparando, che sono un ricalco che non è diciamo su questi canali un po' più bassi ma su cose più alte. Per esempio come lavoro tra diciamo i miei compiti è quello di fare il penetration tester, per cui andiamo dai clienti a sbattere con i cacciaviti, i martelli e tutto quello che abbiamo, virtuali o fisici che sono, per magari poi trovarsi i loro sviluppatori spaventatissimi che andiamo a mettere le mani dentro quello che loro hanno scritto. Una questione di ricalco abbastanza avanzato, si fa un ricalco sullo scopo finale dell'attività, facciamo conto che è quello di dire meglio che lo troviamo noi che le trova qualcun altro, e dicono eh sì, effettivamente è vero. Questo diciamo, è un tipo di ricalco abbastanza sottile che è una cosa che va oltre, cioè sono dei concetti che in questo caso possono essere valori, obiettivi o altri discorsi. Ovviamente c'è un modo di fare il ricalco bene e un modo di farlo male, dove il bene e il male è diciamo un sinonimo di efficace o meno efficace. Questo è un esempio con un po' di fumetti di un ricalco diciamo non verbale, in cui a destra c'è lui che guarda allo stesso modo, in realtà è solamente con i capelli aggiunti, e alla fine finisce male, perché se una persona si mette a parlare e copia esattamente tutti i movimenti, uno è naturale, ti senti preso in giro di solito e dà fastidio. Una volta è capitato durante una chiacchierata ecco tra colleghi, in piedi perché eravamo, mi mettevo così, dopo 3 secondi la persona si rimetteva così, ho cominciato a giocarci, incrociavo il piede, anche lui incrociavo il piede, era ovviamente una cosa innaturale. Per cui un consiglio di solito per chi fa questa cosa è quello di farlo solo di tanto in tanto. C'è un esempio di Skinner, che è diciamo uno dei padri tra virgolette della psicologia, che aveva notato durante gli studi sul comportamento diciamo dei ratti, in quanto gli veniva dato, facciamo conto, un ratto doveva diciamo avere un compito da fare, mentre pigiava una levetta riceveva cibo, che era un rinforzo e il topino era contento, per cui era spinto a ricevere più cibo ripigiando sulla levetta continuamente. Il suo studio ci ha dimostrato che era più efficace come metodo di apprendimento quando il rinforzo, cioè il cibo, gli veniva dato di tanto in tanto quando il topino pigiava la levetta. Per cui in questo senso un esempio di ricalco discontinuo, cioè non fare esattamente le stesse cose, ma magari ecco una persona sposta la postura, spostarsi anche con la postura, comunque cose che possono sembrare anche più naturali. Ovviamente inizialmente ci vuole un po' di esercizio, poi man mano queste cose vengono relativamente naturali quando vengono assorbite meglio. E in questo modo di solito succede molto più spesso che ci sia diciamo una presa di rapport molto più efficace. Un esempio pratico può essere puntare tra virgolette qualcuno anche qui adesso e magari guardandolo con la coda dell'occhio provare a spostarsi quando quella persona si sposta eccetera, fare questa cosa per un po' di tempo e poi vedere se quando viene fatto un movimento particolare quella persona anche lo segue.
sono tecniche comunque, diciamo, abbastanza su cui bisogna esercitarsi, perché non vengono sempre bene né subito né altro, come tutte le cose. Nei riferimenti ci sono molti libri che cominciano con l'arte dell'inganno, vabbè, l'arte della guerra di Sun Tzu che verrà dopo, l'arte dello human hacking, eccetera. C'è un'arte, è una cosa che va imparata piano piano, prendendo pezzo per pezzo, man mano sono cose che si possono imparare. Sostanzialmente questo appunto è un ricalco discontinuo che funziona, infatti c'è il pupino che è contento e fa fuck yeah. Uno dei modi, cioè diciamo la nostra mente, se dobbiamo vederla un po' come un sistema informatico, ha un firewall, ma anche abbastanza potente. Questo firewall spesso è la nostra mente inconscia, no, la nostra mente conscia, che noi siamo gestiti da conscio e inconscio, dove la parte conscia è solamente la punta dell'iceberg, per usare una metafora, diciamo, sempre dagli studi di psicologia abbastanza consolidati. E il conscio spesso ci blocca tutti quelli che sono spesso i filtri inibitori che le persone hanno, ma anche nel fare qualche cosa, e che dunque molti usano svariate tecniche, acquisire sostanze o altro per abbassare questi freni. Effettivamente spesso è un problema, e quando noi dobbiamo ottenere qualcosa da una persona è importante avere qualche tecnica di base per bypassare la parte conscia. Questo spesso si può fare in svariati modi. Uno di questi è il sovraccarico dell'emisfero cosciente, per di modo che l'emisfero cosciente sta a farsi i suoi discorsi, ci si accede direttamente alla parte che sta sotto, che è molto anche più interessante. È un po' quello che Sun Tzu dice nello sconfiggere il nemico senza combattere, che è appunto la massima abilità, cioè l'ottenere qualche cosa senza che facciamo conto il soggetto, che la mente conscia del soggetto se ne renda conto. Sostanzialmente è questo, diciamo, lo schema in cui gli stimoli esterni arrivano alla nostra testa. Dopodiché è vero che il conscio e l'inconscio sono separati, però interagiscono, e anche gli stimoli vengono recepiti spesso da entrambi. Per cui, per fare un esempio, l'effetto struppo, in cui Nexus adesso si divertirà con noi. A questo punto, per vedere come la mente conscia tante volte ragiona in maniera differente, come si può sovraccaricare. Un esempio di sovraccarico, ora lo vedremo qual è questo. L'esperimento consiste in questo, ovviamente qui non siamo con i cronometri in maniera estremamente scientifica, facciamo una cosa un po' più semplice, però dovrebbe rendere l'idea. Per cui adesso Nexus dovrà pronunciare il nome del colore delle parole che adesso arriveranno, accendendo anche il microfono. Insomma, ignorando il testo della parola, ma dicendo ad alta voce qual è il colore di quella parola colorata. Esempio, se la parola è rossa e scritta in verde, bisogna pronunciare a voce alta la parola verde, e deve andare il più velocemente possibile, ovviamente, che aumenta la difficoltà del gioco. Per cui, prova il microfono. Ok, ora si sente. Pronto? Vai. Ok. Voi più, bene o male, tenete il tempo. Non so. No. Sediti e stai rilassato, mi raccomando. Anche se mi può aspettare. Come sei più a tuo agio. Ok. Pronti? 3, 2, 1, via. Verde. Verde, rosso, blu, giallo. Blu, giallo. Cazzo di arancione è? È un arancione, ecco quello di Office. Arancione, verde, azzurro, viola, rosso, grigio, nero, blu, marrone. Ecco qua, la quantità di parole che adesso ci sono nelle prossime diapositive è la stessa. Ora, vediamo come si comporta il nostro Nexus. Viola, viola, blu, giallo, marrone, azzurrino, rosso, giallo, viola, rosso, nero, marrone, verde, giallo, verde. Allora, è stato bravissimo, per cui effettivamente sei andato molto meglio di svariate statistiche che ho letto su questo esperimento. Si nota comunque un minimo di esitazione, ovviamente, oltre a cercare di capire qual è il colore che ci ha offerto Office,
che era la parte più difficile in realtà di tutto l'esperimento, se no dava quella piccola esitazione. La piccola esitazione si è avuto perché da una parte il buon Nessus riceveva un input di un colore che vedeva, dall'altra quello che invece veniva elaborato in un esercizio di lettura. E questo qui, diciamo, crea, non dico manda il cervello in pappa, non arriviamo a questo livello con lo Stroop. Però comunque sia, diciamo, questo è un esempio preso da una vecchia stampa rubata da Wikipedia, di quanto effettivamente ci sia una differenza su grandi numeri di questo tipo di risposte. E questo appunto perché noi processiamo le informazioni sì in parallelo, le reti neurali sono bellissime per questo motivo, ma dipende anche come lo facciamo. Sostanzialmente dunque, se adesso io dico non immaginare ora un elefante viola con i pallini verdi, cosa succede? Fino a prova contraria, ognuno ha immaginato questo benedetto elefante viola con i pallini verdi. Cosa è successo? Questo elefante viene immaginato e poi dice cavolo, c'è il non davanti e viene cancellato. Questa cosa succede in una frazione di secondo, ovviamente, a meno che non abbiamo bevuto troppo, fatto uso di altre sostanze perché siamo un po' più lenti. Però il concetto è questo. Come funziona? Questo è un tipico esempio di comando nascosto che può essere usato liberamente, ma che in realtà noi già usiamo. Cioè buona parte di strumenti da PNL sono estratti da cose che già esistono. In questo senso cosa succede? La parte inconscia non conosce la negazione. Una cosa tipica anche che diceva Freud era che, diciamo, il nostro inconscio è una calderone di pulsioni ribollenti che possono essere anche due pulsioni che vogliono due cose diverse nello stesso momento, perché l'inconscio non ha il fattore tempo, per esempio tempo nell'elaborazione dopo che viene nella mente conscia. Per cui possiamo giocare con le negazioni. In questo caso, diciamo, è facile perché, diciamo, abbiamo detto non immaginare, per cui ho detto, mi hai detto di non immaginare, però l'abbiamo immaginato lo stesso, l'abbiamo cancellato, ma intanto è stato immaginato. Oppure usando una serie incredibile di non, negazioni, eccetera, che poi in italiano è particolare perché due negazioni fanno una cosa in positivo, se ne mettiamo tante, diciamo 5 più o meno 2, sicuramente la persona ha più difficoltà a capire quello che noi stiamo dicendo e dunque sovraccaricare quella componente per fargli distrarlo o comunque fargli pensare altre cose. È una sorta di DOS praticamente. Un'altra tecnica che può essere utilizzata, questa è una classica cosa per prendere una domanda segreta, la serie, mi domando quale possa essere il nome di tua madre da nubile. Sei troppo attento per questo orario. Esatto, il concetto è esattamente questo, che nonostante lui era molto attento, questo qual è? Una cosa è se io faccio una domanda diretta e dico qual è il cognome di tua madre da nubile, uno dice perché me lo sta chiedendo? Questa potrebbe essere una risposta. Girandoci invece intorno, dunque astrando, facendo, diciamo, un discorso di astrazione sulla domanda, e si gira un po' più intorno, però in realtà la domanda si fa sempre, perché una cosa istintiva è dire ok, ti dico questa cosa, però non lo si sente come una domanda. Per cui effettivamente sono tutte, diciamo, tecniche che possono essere usate per magari ottenere informazioni qualsiasi tipo, sovraccaricandolo o comunque facendo altri discorsi. Per cui una cosa che vogliamo fare, anche se stiamo tutti bene o male dormendo in posizioni più o meno zen, facciamo conto, mettersi anche a coppie, farsi raccontarsi per esempio un'esperienza divertente che uno ha avuto e l'altra persona cerca di ragionare su quali sono i termini che uno sta usando, così da cercare di identificare qual è appunto la modalità dominante in questo contesto specifico. Perché è importante capire che magari se una persona durante un tipo di discorso fa una descrizione precedente visiva, non è detto che poi quella persona fa sempre tutto nel visivo. Magari in un contesto differente ragiona con un'altra priorità. Per cui questo, diciamo, è tutto esercizio. Sia nel costruire domande indirette che giocare con le negazioni, poi ci sono altre tecniche, possiamo anche giocare su quelle presupposizioni, con, facciamo conto, le metafore, con le relative, perché se noi facciamo conto cominciamo a mettere una
in una frase circa 5 relative, una persona prima o poi si perde nel discorso. E utilizzando, diciamo, dopo 7 solitamente va in pappa, ma va in pappa anche la persona che sta parlando, perché è un controllo di sé notevole per fare questo, o comunque essere un... Frasi. Facciamo conto, se io ti dico, lo sai che io abito a Roma, che è la capitale dell'Italia, che è una nazione fondata sul lavoro, però di qualcun altro, eccetera, sto costruendo tutta una serie di relative. Se in un discorso, io facciamo conto, apro tot relative e poi non le chiudo, perché mi perdo i pezzi, o perché sono rincoglionito, perché lo faccio volutamente, effettivamente a quella persona gli cominciano a non tornare alcune cose. Per cui spesso, facciamo conto, la controparte conscia dice, però si è perso un pezzo. Un altro esempio, diciamo, di mandare comandi assolutamente, diciamo, ad interpretazione differente, un gioco che qualche volta viene fatto e ci sono persone che in seminari dopo ti vengono a dire perché tu hai fatto in quel modo e magari si è perso tutto il resto del discorso. Facciamo conto, ti dico che ci sono, diciamo, 5 modalità in cui noi possiamo accedere alle informazioni, però sto facendo 3 con la mano, anzi con le dita per essere più precisi. Qualcuno, diciamo, riceverà meglio il fatto del 3, qualcun altro il 5, qualcuno dice tutte e due, dice perché ha fatto così. E questo di solito è la parte conscia che fa questo ragionamento. Dipende da qual è la cosa. Un altro gioco, e facciamo conto che possiamo fare anche adesso, e dice alziamo tutti la mano sinistra. Per cui a seconda di qual è la cosa che uno sta ragionando, alzato la destra o la sinistra, oppure chi mi sta guardando magari sta facendo uno specchio. Questo perché processiamo le informazioni in maniera abbastanza particolare e ci si può giocare. Spesso anche, facciamo conto, un'altra tecnica che si può usare è quello che è il focusing. Cioè, quando una cosa ci interessa o vogliamo dargli peso, allora si fa quello che in linguistica si chiama un fronting, cioè si mette nelle frasi prima. Quando, facciamo conto, si mette prima il soggetto o comunque gli si dà un tono particolare, la classica cosa, facciamo conto, è... esempio classico, genitori che litigano perché il figlio ha fatto una cosa molto brutta a scuola. Perché tuo figlio ha fatto quello. Cioè, in quel momento non è il figlio di quello, ma di quell'altro solamente. E questo, in questo caso, è una cosa che si fa col tono, che comunque è sempre un discorso di dare un peso differente alle parole. Un altro esempio pratico, che comunque sia può essere abbastanza... diciamo utile, forse più in comunicazione generale che, diciamo, come tecnica di ingegneria sociale molto più avanzata, però è una cosa su cui mi invito assolutamente a riflettere, anche qui ho usato io stesso, diciamo, una domanda indiretta, che mi ho detto allora rifletteteci, con un imperativo che di solito l'imperativo fa girare le scatole alla persona con cui viene usato, perché noi spesso quando comunichiamo utilizziamo convenzioni sociali. Per l'esempio classico, essendo per strada, scusi, ha per caso l'orologio? Oppure, sai l'ora? Difficilmente usiamo una domanda diretta, perché in un contesto sociale di educazione, a parte alcuni soggetti specifici che non hanno di questi problemi, effettivamente andiamo oltre, per cui ci facciamo un sacco di problemi e dunque costruiamo frasi abbastanza enormi per chiedere una cosa semplice. Un gioco divertente che potete fare è, se qualcuno vi chiede l'ora, e chiedendo hai l'orologio, rispondete sì, ci sarà una frazione di secondi in cui quella persona si sente spiazzata perché non è quella la risposta che si aspetta. Uno dei, diciamo, dei luminari della, diciamo, della psicologia, anche in particolare della terapia, diciamo, di ipnosi ericksoniana, che appunto Milton Erickson, racconta in un suo libro che una volta, era un pomeriggio, pioveva, e lui stava allegramente passeggiando per strada a un soggetto piuttosto particolare a un certo punto, ed erano, diciamo, era sera ed erano le 6, tempo brutto, questa persona sta camminando, arriva uno e gli fa scusi, sa che ore sono? Gli fa guardi, sono le 4 ed è veramente una bella giornata, cioè il sole. Quello è rimasto lì 5 minuti a guardarselo, e lui era intanto ha camminato. Sono tutte tecniche per distrarre comunque il soggetto. È un po' come, diciamo, in guerra lanciare un fumogeno e intanto fare altro. Si può fare tranquillamente anche con le parole. Per cui, sperando, diciamo, di avervi dato una visione, seppur un po' assonnata, o comunque dei concetti,
di come possiamo usare le parole per intrippare noi stessi e anche gli altri. Riflettiamo che queste cose vengono usate dai soggetti di cui abbiamo visto all'inizio, per cui sono anche i politici, perché io sono allergico alla politica, per cui ogni tot devo, non ce la faccio a scriverlo. E comunque ognuno può essere effettivamente un ingegnere sociale, un social engineer, per dire in inglese, che è più carino secondo qualcuno, e possiamo usare queste tecniche sempre. In famiglia ci sono, facciamo conto, tecniche da usare contro i figli, come i figli hanno tecniche da usare contro le madri, come ci sono contro i colleghi, contro i capi, tantissime cose. Ed è tutto con la comunicazione. Per cui, come facciamo conto, su un sistema abbiamo le connessioni di rete e li lanciamo pacchetti, qui lanciamo pacchetti di parole e possono fare tanti tanti danni. Per cui, se volete un po' di riferimenti, queste diapositive comunque poi verranno pubblicate, di libri da leggere o come ispirazione, appunto perché contengono informazioni utili, poi Wikipedia è effettivamente molto molto utile in generale. Vi ringrazio per l'attenzione e dunque non so se buonanotte o volete mettervi a ballare. Se ci sono domande sono qui, fin tanto che non mi addormento, poi mi trovate in giro.